Per noi non conta che tu sia uomo, donna o a quale generazione appartieni. Qui l'unica cosa che conta è di fare Napoli. Un programma in collaborazione con... Buonasera, ben trovati a Tifo Azzurro. Continua il calciomercato, si iniziano ad accostare un sacco di nomi al Napoli e noi siamo sempre più curiosi di scoprire quale sarà appunto il Napoli di Conte. Vado subito a presentare i miei ospiti, cominciando dall'imprenditore per la ristorazione Mario Rovere. Ciao Mario, ben trovato. Il giornalista Nello Cassese. Ciao Nello. Buonasera, ben ritrovati. Il cabarettista Massimo Burgata. Ciao Massimo. Buonasera. Come stai? Ciao. Tutto bene. Tutto bene. È da un po' che non ci vedeva. E infatti. Bene, mi fa piacere che sei qui. Grazie. Vado a salutare il giornalista Antonello Greco. Ciao Antonello. Ciao Romina, buonasera a tutti, ben ritrovati. L'imprenditore Antonio Luise. Ciao Antonio. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovato. Bentornato, grazie, ti sei mancato. Grazie, grazie mille. Anche voi mi siete mancati tanto. Poi ci fai sapere se hai qualche notizia sotto banco. Sì. Va bene, ah, sì. La tua faccia mi rincuora. Bene, vado a salutare l'ex azzurro Gianni Improta. Ciao Gianni. Ciao Romina, buonasera a tutti. Grazie. E vado subito nel nostro angolo food da Valerio La Rosa, lo chef in cravatta. Buonasera, buonasera. Ciao Valerio. Tu vai e vieni. Io vado e vengo, sì. Mi sembra che fai la sporta rotarallara. Sai che significa, eh no? Eh sì, lo so cosa significa. Ma e noi oggi... Non è a caso questa. Brava. Ecco. Proprio oggi iniziamo, diciamo, a prepararci per lo stadio. Prodotto per i tifosi, la panificazione per eccellenza, Otaral Nzogne e Pepe. Oh, ed è, cioè, insomma, non lo so, è facile prepararlo? È abbastanza facile, non è difficile, più che altro è una questione di manipolazione, ma è semplice perché ti ho trovato un sistema alla portata di tutti, perché di solito quando facciamo questo tarallino, tutti quanti tendono a fare il classico, diciamo, salsicciotto così. Invece, guarda, ti insegno un trucchetto molto semplice. Vedi, tu fai così, lo stendi, vedi, fai una specie di lingua, vedi? Sì. Anche se l'impasto non è compatto, ma fa parte proprio, è così. Il tarallo è così, vedi? Ma vogliamo dare anche la ricetta o certo, sai gli ingredienti segreti? Certo, io questo qui l'ho preparato con una biga. Che cos'è? La biga è un impasto che viene fatto il giorno prima per la lievitazione. Sì. E poi il giorno successivo si va ad aggiungere farina, sugna, prodotto ovviamente da sugna e pepe, certo,
e farine, mandorle, soprattutto le mandorle sono tutti prodotti, ecco, necessari per la realizzazione. Quindi tu poi lo tagli? Lo tagli a due, vedi, anche se vengono delle striscioline così, non è importante, vedi, perché tu te le modelli con le mani. Certo. Vedi, fai così, le allunghi e poi bisogna un po' fare la classica treccia. Io sono abituata a fare le trecce, le faccio tutti i giorni ai miei capelli. Vedi, sovrapponi così e fai uno, due, vedi, ti fai tutte le giratine, tre, quattro, e poi fai il cerchio e lo unisci così. Eccoli qua. E poi ci metti le mandorle, queste sono bagnate, che poi vanno in cottura e quindi devono resistere, sono un po' messe in ammollo. Ecco qua, vedi? E ti sei fatto, diciamo, il tarallino che vai a mettere poi in carta da forno, oggi carta con la nostra forno, carta Degla. Ottimo. Ok. E ci facciamo questo piano piano e lo mettiamo in forno. Prevede tre cotture. Ora cerchiamo di accelerare un pochettino perché abbiamo un forno a disposizione, un forno per le pizze. Il tarallo nasce proprio con i pizzaioli. Certo. Con i ritagli quindi della pizza. Perfetto. Sì. Quindi acceleriamo un pochettino, proviamo questa nuova cottura. Come funzionano le tre cotture? Le tre cotture ci vuole, diciamolo agli amici di casa, 15 minuti a 200 gradi, 15 minuti 180 e 15 minuti 160. Ovviamente qui daremo una spinta in più, con un occhio avanti e un occhio indietro. E quindi, bene, ok. Allora, mentre tu procedi a fare così, noi andiamo in super. Eccoci qui, allora Gianni, si iniziano a fare diversi nomi come ogni calciomercato, però insomma tra i vari nomi sembra che si sta finalmente intervenendo sulla difesa. Sì, sì, penso che stiano pensando al reparto, quello che l'anno scorso ci ha fatto soffrire di più. Quindi su richiesta di Conte, che certamente avrà fatto diversi nomi, ma anche sul taccuino del nuovo DS ci saranno nomi importanti. Sembra che sia Rafa Marin quello che già possa o faccia già parte della nostra squadra. All'Atere si cerca di convincere Cairo per mollare Buongiorno. Però vedo che la distanza ci sarebbe l'ok del giocatore. Sì, questo è importante, però quando le società si impuntano che vogliono realizzare determinate cifre, ecco, il Napoli non va dietro a richieste sose, il Napoli cerca di fare quando deve per sua convenienza, risparmiare ovviamente, però dico la mia, io non andrei ad acquistare per 40-45 milioni un calciatore difensore come Buongiorno, sono sincero, come per quanto riguarda anche l'attacco, si sente parlare ancora di Lukaku, allora va bene, ci mancherebbe, non denigriamo il calciatore, però se la valutazione è quella che io leggo, attenzione perché ci sono tante voci che si susseguono, e parliamo che si aggira intorno ai 30-35 milioni, per l'amor del cielo, no, non sono investimenti questi che producono chissà che cosa. Allora dico io, Conte è venuto per gestire il tutto nei tre anni di contratto e quindi cercare di crescere pian piano, o è venuto e nell'immediatezza, come ha fatto lui caratterialmente, vuole vincere subito? Allora, se vuole vincere subito, la società deve accontentarlo, prendere Lukaku, prendere Buongiorno, prendere qualcun altro. Diversamente, almeno nei 20 anni di De Laurentiis, cosa ci ha insegnato il suo
percorso da presidente, che non è andato mai a spendere queste cifre, quindi sarebbe la prima volta, però lungi da me pensare che spenderanno queste cifre così importanti. Quindi secondo te non è così? Sentiamo no. Antonio che insomma un po'... Hai centrato... De Laurentiis vuole vincere subito questi giocatori. Buongiorno, il Napoli già l'ha preso. Ah. Lukaku sta in trattativa. Il Napoli De Laurentiis vuole vincere per almeno un paio d'anni, due o tre anni, e poi va via, lascerà Napoli. Ti do questa notizia perché nell'aria ho sentito un po' di cose. Anche il centro sportivo si sono fermati un attimo. Io ho avuto la fortuna di conoscere Conte 10 giorni fa e vuole vincere subito. E qua ci siamo incontrati. Ma quanto mi sei mancato con queste notizie scoop che mi dai? Ma io le conservo per voi, no? Per questo sono venuto. E quindi buongiorno l'ha preso. Ovviamente adesso Osimhen, che molti insomma si sono preoccupati che non va via. Osimhen Napoli l'ha venduto, ma il problema è un altro, che se adesso esce la notizia, che la certezza che Osimhen è stato venduto, i giocatori te li fanno pagare un poco in più. E quindi anche questa è un'altra notizia che sta sotto banco. Pare che l'abbia preso il Paris Saint-Germain, già l'ha preso Osimhen, ma non hanno dato ancora la notizia, perché dando questa notizia De Laurentiis andrebbe a pagare i giocatori molto di più. Questo sopralluogo che abbiamo fatto qua con Conte, Oriali, c'era Chiavelli, c'era il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, c'era il dottor Versiero, eravamo tutto allo staff del Napoli, perché il Napoli ha un problema con la struttura alberghiera, perché il Napoli fa ritiro a Pozzuoli, pare che i giocatori non vogliono andare a Pozzuoli per questioni del terremoto, e quindi stiamo cercando una struttura vicino al centro sportivo. Questo ci stiamo ancora lavorando. Per il settore giovanile dovrebbe andare bene, per la prima squadra stiamo trovando un'altra location. Ti do ancora un'altra notizia. Sempre sul territorio. Sempre vicino al territorio. Mister Conte ha visto il centro sportivo e pare che gli sia piaciuto. Quindi c'era un po' di perplessità, perché il presidente era molto preoccupato dell'opinione di Conte sul centro. Quindi pare che abbia dato il benestare facendo alcuni accorgimenti. Quindi i preparatori già stanno lavorando a Castelvolturno da una settimana, quindi già sono al lavoro, stanno preparando già tutto per poi andare in ritiro. E quindi Mister Conte ha detto che vuole vincere subito, non vuole aspettare nemmeno un anno, e De Laurentiis lo sta accontentando in tutto. Come abbiamo detto più volte, io e Antonello, ha dato le chiavi in mano ad Antonio Conte, perché lui vuole vincere e soprattutto non ha dato limiti di soldi. Quindi per recuperare quest'anno purtroppo brutto che ha avuto il Napoli, ha capito che deve mettere mano alla tasca e deve cercare di recuperare quest'anno, perché adesso ogni anno che passa per De Laurentiis è un problema. Quindi lui ha intenzione di vendere, vuole vendere il Napoli a certi livelli, e quindi secondo me si è messo nelle mani giuste. Allora è arrivato Antonio e ha lanciato 3-4 bombe subito. Ma non è una novità l'ultima che ha detto, cioè la prima che ha detto, la questione della vendita del Napoli era nell'aria, qualche volta ne avevamo già parlato. Sì, sì. E il fatto che avesse preso Conte, che volesse vincere, quindi ritornare immediatamente a cavallo, era un po' la prova, diciamo, che poteva andare in questa direzione. Poi vedremo quello che succederà. Certo. Però voglio dire, ha una certa età anche De Laurentiis. Quanto tempo ancora può tenere questa situazione? Io penso che lui abbia fatto anche un ragionamento, magari per i figli, ovvio, i tre anni Conte, abbia fatto anche un ragionamento di lasciare magari ai figli, però per un verso e per l'altro i figli non si sono dimostrati all'altezza. I problemi di Luigi a Bari sono importanti, sono forti. Oggi c'è stata una pubblicazione di una sua intervista dove logicamente rimbrotta il padre, certo, di aver usato quei termini, cerca di non giustificarlo, ma in pratica si ricade lì.
Edo è stato un problema con Spalletti per lo spogliatoio, probabilmente non ha sicuramente le qualità del papà per poter tenere una società così. E poi delle offerte a De Laurentiis sono arrivate più volte, le voci sono arrivate, adesso non voglio pensare all'ultima visita che hanno fatto gli arabi a Napoli, perché per queste cose qua non c'è manco bisogno di fare visite. Certo. Lui ha dei contatti molto diretti, Altani per esempio è uno che per un campionato intero col suo yacht fuori Napoli mandava i suoi X messaggi per le vittorie, quindi voglio dire, ce l'ha sicuramente nel cuore, quindi potrebbe essere lui uno degli acquirenti se vogliamo andare a pensare al mercato arabo. Ma pensiamo a però, quello che però, è ancora buongiorno, il suo buongiorno. Buongiorno. Beh, sicuramente è stato individuato, Conte gli ha dato, parlato, insomma, sono convinto di quello che dice Antonio. Siamo convinti, non facciamo altre scommesse perché tanto è inutile. No, non le pagano. Dice... Non le pagano. Bravo. Dopo ci sta Italo Palmieri. Se ci sta Italo Palmieri. Dopo lo chiamiamo. Dopo lo chiamiamo. Buongiorno. Il problema buongiorno è molto semplice. Il pezzo pregiato di Cairo è buongiorno. Con buongiorno deve fare una squadra che possa guardare l'Europa. A Torino ha problemi un po' con la tifoseria perché sono un po' di anni che viene scavalcato. Sì, da ma lui ce l'ha dato per acquisito. Squadra, beh, è una questione di prezzo. Ecco, il punto è questo, che sia individuato, che sia stato raggiunto l'accordo con il giocatore, sì, però adesso devi fare quanto bisogna tirar fuori, perché giustamente Gianni diceva, sono degli investimenti che poi devi andare a valutare bene se ti porteranno plusvalenze o meno. Oh. C'è l'europeo di mezzo e l'europeo purtroppo blocca un po' il mercato e Cairo spera che dall'europeo venga fuori magari un'alzata di prezzo per il suo buongiorno. È fatta per Rafa Marin, l'abbiamo detto, un Marcantonio di 1,90, ha conquistato la nazionale Under 21 e la prova che sia un ottimo profilo è il diritto di recompra che si è voluto garantire il Real Madrid. Però dobbiamo dire bravo a Manna, perché è riuscito ad inserire una clausola mediante la quale il Napoli potrebbe alzare con un'aggiunta di ulteriori 10 milioni a fine del campionato prossimo la clausola liberatoria per l'acquisto, per la recompra da parte del Real Madrid. Cioè, io metto 10 milioni, però tu non me ne dai più 25 come stabilito, ma me ne dai 50. Nell'anno successivo addirittura 70. Quindi ha fatto una buona operazione e sicuramente io penso che sarà un profilo che per il momento probabilmente non sarà di secondo piano, nel senso che sarà in seconda fila, ma io credo che scalerà molto presto delle posizioni perché è stato sempre paragonato un po' a Sergio Ramos nell'ambiente madrileno. Posso aggiungere solo una sì. cosa? Ho il piacere di conoscere Manna. Sì. Direttore, posso dire una cosa? Mi ha dato proprio una buona impressione. Tu che eri tanto preoccupato per la partenza di Giuntoli, ti sei tranquillizzato? No, ma non è solo Manna il singolo, è Manna, Conte, cioè è tutto l'insieme. Devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto molto molto preparato come direttore. Io quest'anno sono molto molto fiducioso. Quest'anno vinciamo il quarto scudetto. Io me lo auguro. Ragazzi, siamo ancora al mercato, qua si parla subito, il vincere subito è fondamentale, l'abbiamo detto l'altra volta, tanto perché recuperi finanziariamente posizioni, uno, due. In questo momento, allora, l'Inter ha vinto lo scudetto ed è sicuramente la squadra da battere, ma sai, vincere è difficile, rivincere no, ancora un po' di più. Soprattutto perché c'è questo vendita nel Milan e Juve non sono squadre complete ancora, sì. Quindi hai la possibilità di reinserirti immediatamente nella lotta a scudetto, quindi io penso che sia una buona scelta, visto che i soldi ci sono, c'è un tecnico, c'è una squadra base sulla quale poter fondare un immediato riscatto, questo lo trovo positivo. Massimo. Allora, premesso che sono un fedelissimo di De Laurentiis, certo. E lo sai bene, il fatto che dobbiamo vincere, ma per il momento non sono ancora convinto che buongiorno, non è che stiamo parlando, io quei soldi che il maestro Imbrota mi trova d'accordo, 40-45 milioni, in una capia Kim nata voto, che ci sono molte probabilità che potrebbe ritornare. Però parlare di vincere, fino a noi che ha chiesto che insomma, Sergio Ramos se dobbiamo vedere, me lo auguro perché credo nella cantera spagnola, quella che non abbiamo noi in Italia. Però buongiorno non è che sia uno che ti dà molte garanzie. Per l'amor di Dio, diciamo però che la garanzia è Conte. È Conte. Sì, ma mica ho una garanzia in gamba. Cioè, poi dove c'è tutto il resto,
qua si deve fare piazza pulita di tutti i senatori, di tutti coloro che insomma hanno remato contro, che quest'anno ci hanno mortificato. E c'è un bel lavoro da fare e da comprare. E mister, dopo in brodo mi devi dire Lukaku, io sono d'accordo, ma non c'è niente su me, Scamacca, non c'è niente. Dobbiamo restare con Raspadori. È l'unica... A cui Conte, insomma, a Conte piace molto Raspadori. Sì, però insomma... È uno dei suoi preferiti. Poi volevo fare due domande sempre al maestro Imbrota. La prima è di Lorenzo, che lui ha detto io non vado in ritiro tutto. Uno che ha un contratto firmato per 4 anni, vorrei capire, perché me lo chiedono e io non so rispondere. Se non si presenta a ritiro, a cosa va incontro? Pecuniariamente, insomma, può pagare delle penali, insomma. Che facciamo allora? Questi non deve rinnovarlo, non deve accontentarlo, perché sennò diamo un esempio di debolezza. Tutti quanti sentono in diritto di fare questo. Posso lanciare una di Lorenzo? Io penso che i tifosi devono, penso che hanno percepito che non è un problema solo con la società, ma è un problema personale. Di Lorenzo ha problemi personali. Se no, altrimenti non si spiega che un giocatore che ha vinto uno personale scudetto... Personale, che intendi? Scusi. No, sono personali suoi, sono problemi suoi personali. Il problema, tiene problemi... C'ha problemi suoi personali. E su Pigliaiugo, che è problema personale... Che è un problema di andare via, deve andare via da Napoli, quindi diciamo ha fatto che... qualcosa, ha rubato, che ha fatto? No, ma non lo so, non sono, possiamo, sono non problemi si può suoi, dire, sono problemi sono suoi. Sono pettegolezzi, chiaramente se ci mettiamo femmine, a dire qualcosa, cose, ma non lo sappiamo. Non che lo così. Sappiamo. Girano delle voci, ma non è competenza a noi dirlo. Io vorrei, poi l'ultima cosa vorrei sapere, ma chi l'ha fatto capitano? Noi abbiamo avuto da Buscolotti, Maradona, gente, insomma, uomini. C'è sta Imbrota che io ritengo un signore veramente del calcio. Ma chi l'ha messo a chiesto? Chi non dice una parola, un ballo, non dice niente. Non ha Izzo, non ha fatto niente, si permette pure il lusso. Come si sta comportando, carissima, ci sta mortificando, sta dando l'impressione che i napoletani non vogliono a Napoli come se fosse una fedenzia. È bruttissimo quello che sta facendo. Allora, Gianni. Ha detto Antonio, ovviamente è da accettare, anche se in campo vanno i calciatori. Sì. Conte con il suo staff è una garanzia a 360 gradi, da qua non si scappa. Quello che ha evidenziato lui ci porta su un terreno abbastanza minato, perché una situazione, quella che si è creata quest'anno, diciamo che non è di semplice risoluzione, non so se sto rendendo sì. L'idea, perché sono svariati problemi con diversi calciatori. Quindi il vincere subito di Conte mi sta bene, per l'amor del cielo, ma non sarà semplice, non sarà semplice, perché a me se non concesso che Conte ha messo il veto su Quaraschela e sì. Su Di Lorenzo, ma i due come rimarranno in seno a questa società, a questa squadra, no, ma rimarranno? A questa città? No, cioè, attenzione, non lo so. Anche se... qual è, cosa gli sta frullando nella testa di questi calciatori? Io personalmente nella mia carriera non mi sono mai permesso di esprimermi dicendo voglio andare via da Napoli, da Catanzaro, certo, da Genova. Certo, è chiaro. Cioè, oggi ti poni già male a cospetto della realtà in cui stai operando. Certo. Non sono situazioni semplici, quindi va bene, Conte dice voglio vincere, sta benissimo. Va bene anche quello che ha detto lui, soprattutto quello che ha detto lui, è un terreno minato, rendiamoci conto di questo e non mettiamo pressioni al nuovo allenatore. Assolutamente. Perché non è così scontato. Non è certo, semplice, certo. Non è semplice. Volevo dirti questo. Allora, fai riferimento alla tua carriera,
e la tua carriera non esisteva ancora la legge Bolkestein, cioè vale a dire praticamente la proprietà che in, transitiva del cartellino, perché prima era tutto della società, adesso è in mano ai procuratori e è in mano ai giocatori, agli stessi voi giocatori. Voi sapete come la penso sui procuratori, esattamente, no? Esattamente, no, pensiamo alla stessa maniera, tenendo presente che però pur pensandola alla stessa maniera dobbiamo far presente che ci sono. E molti sono maldestri, molti altri sono stati tollerati da tante società perché li pagano sotto banco, li pagano estero su estero, perché le cose bisogna dire. Ovviamente, scusa se ti interrompo, non si fa mai di un'erba un no, fascio. È chiaro, ci nelle professioni ci sono procuratori che fanno interessi loro, ma certamente anche delle società. Come è giusto che siano, perché loro comunque si interessano delle figure professionali di un calciatore ed è giusto che guadagnino. La sproporzione viene data semplicemente dal fatto che c'è il ricatto con i contratti firmati e questo è ancora più grave, perché nel momento in cui una persona, un qualsiasi lavoratore, firma un contratto per un qualsiasi tipo di lavoro, non può venire meno a quello che almeno che non dia dimissioni e paghi la penale. Adesso stiamo parlando di un professionista che prende 3 milioni e mezzo all'anno circa e che ha firmato per 4 anni, quindi la penale. E adesso posso farne anche a meno, posso pure andare in tribuna. Questo è sempre il discorso nei confronti di Laurentiis, perché dice tanto De Laurentiis ci tiene i soldi e quindi io li restituisco. Quello stesso discorso fu fatto da Spalletti, no? Che abbiamo visto nel tempo come è diventato un dio, essendo l'eterno secondo. Per aver vinto lo scudetto a Napoli adesso può fare qualsiasi cosa, basti vedere la nazionale di ieri. Non sono né gli uomini né l'allenatore, è un insieme di cose che permettono alla squadra di giocare bene e di giocare male. Ieri in campo c'erano ragazzi che se si sommano gli anni non arrivavano all'età di Spalletti. Cioè c'erano 4 ragazzi di 17, 19, 20 e 18 anni e ci hanno fatto vedere praticamente i sorci verdi in una nazionale fatta perfettamente bene. E c'era un personaggio come Ruiz, praticamente, che era stato dato per scadente, era stato da qualcuno detto anche cammellone, detto da qualcuno incompetente totale di calcio, che praticamente l'aveva trattato come se fosse l'ultimo arrivato. E non mi sembra che ieri sera abbiamo fatto una bella figura. Tornando al discorso sempre dei calciatori, dei contratti, i contratti si firmano. Chi è responsabile di venire meno al contratto? Anche il procuratore deve essere comunque punito, dovrebbe essere punito certo, da una federazione. Nello. È un discorso, come diceva il mister, molto complicato, certo. Perché la soluzione sarebbe appunto trovare delle dinamiche superiori che lo regolamentano questa procedura, perché effettivamente ho letto anche di altri calciatori che rischiano di non passare in un'altra squadra perché non si sono messi d'accordo società e procuratore sulle commissioni. Effettivamente stona un po' con appunto il sistema anche economico dell'Italia, perché se una persona va a servire una persona deve essere pagata da questa e non dalla società che l'acquista. Quindi insomma è un sistema calcistico italiano che stona un po' rispetto all'Europa e poi i risultati si vedono appunto in campo, perché certo. Il calcio spagnolo era ieri non solo quei calciatori ma è tutto un sistema che ha vinto con l'Italia, quindi è una situazione molto molto particolare che sicuramente va ancora più a rilento per via dell'Europeo, perché l'Europeo rallenta comunque tutto, soprattutto certo. In Italia e quindi è difficile fare un'analisi già adesso di quel che succederà. Sicuramente Di Lorenzo, a prescindere da quel che vuol fare, da quel che farà, ha dato impressione di non essere in forma, né mentalmente né fisicamente. Ieri effettivamente abbiamo visto un Di Lorenzo effettivamente in bruttissimo stato, con un calciatore giovanissimo che gli ha fatto dire appunto i sorci verdi. Abbiamo visto un Di Lorenzo totalmente opposto a quello dello scudetto, quindi la componente mentale ha fatto grande differenza. Sì, ieri è stato davvero annullato dal suo attaccante. Esatto, quindi non possiamo parlare di un calciatore che è a fine carriera. No, perché è un calciatore che è in un ciclo totalmente diverso da quello che ha cominciato ed è effettivamente strano perché è durato un anno praticamente. Quindi in un anno ha polverizzato praticamente la propria carriera. Un posto,
Però sicuramente una componente mentale adesso è forte, perché non posso pensare che Di Lorenzo, che ha vinto lo scudetto da capitano, è quello che abbiamo visto ieri e quello che abbiamo visto anche l'anno scorso. Secondo me è totalmente mentale. Non è, le gambe non c'entrano nulla, è un problema di testa. Va bene, allora, peccato che non si può vedere al di là, da casa chiaramente, non possono vedere non il nostro, sentire. Quello che fa il nostro produttore. Sì. Sì, Max, insomma, sta distraendo gli ospiti con le sue performance. Esatto, esatto. È giusto così. Noi come senti, siamo messi? Senti, ma sai che noi stiamo andando bene proprio, guarda, ti faccio vedere. Attenzione che mi scotte dopo. Guarda come procede, guarda. Wow. Si stanno iniziando a cuocere. Fantastico. Stanno iniziando a pigliare il calore. Che carini. Ma già sono pronti altri che inforneremo. Questi già sono pronti. Vedi? Ed eccoli lì. A momenti mi chiamano Fortunato. Mm-hmm. Ma tu conosci a Fortunato? No. Bravo. Sogna un sogno. Di questo ci sta proprio la storia di questo... di questo tarallaro che era negli anni 50, pare, 50-60, che andava in giro per i vicoli di Napoli con questa cosa. E a proposito, l'altra volta che cosa hai detto? Mi manca la poesia. E a questo punto io tengo la poesia per Fortunato. E la tiro fuori come Doraemon, dal cilindro. Doraemon. Ovviamente certo. Il tema è il tarallo. Vai. E il tarallo fa così. Ral, taral, zugno, pepe e mandorla, cotta a biscotto, durata, coppia sotto, pure i maggiambarati sanno tutto quanto, correre fortunato. Zugno, anzo, o dicevo fortunato quando ancora non era nata, ma l'hanno raccontata a gente di quartiere, papà e Pino Daniele. Se facevo tutto quanto i vicarell, Annette Vicciarell, era una persona assai cara, ovvero faceva sport rotarallare. Oggi mi cimento anch'io, con pazienza e dedizione, come vuole tradizione, zugna profumata e mandorla tostata. E per farsi trezzer ora, che a mangiare non c'è sta prezzo, ci vuole assai passione e non poca tenerezza. Per capire tarallo buono, quando si spezza fa cric e quando lo mordi fa croc, perché si scioglie in bocca. O tarallo si mangia in amicizia, in compagnia, e si aspetta sempre la prima persona che hai sorrito per dire radamennata che è troppo saporita. E si succede disturbata, perché scompare nei taral, non va appiccicata, assettata va a tavolino, perché fornisce tutto a taralluccio e vino. Eh sì! Grazie. Grazie al nostro chef in cravatta, Valerio La Rosa, noi andiamo in pubblicità. Distilleria Petrone. Da Decla potrai trovare rotoloni di carta alluminio, pellicola, carta da forno e tanto altro. In
inoltre l'unica azienda a certificare i contenitori in alluminio adatti a forno a microonde. Indeciso su cosa scegliere? Scegli Decla. Decla è tutta un'altra cosa. Afrodite Natura è un laboratorio di cosmetici naturali situato ad Acquara, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, che crea e produce prodotti di altissima qualità, scegliendo ed esaltando il territorio campano. Nella linea si utilizza ad esempio il pregiatissimo olio extravergine di oliva e vari estratti naturali di erbe e frutti che caratterizzano la zona. È possibile personalizzare la linea per aziende di olio, vino, hotel, spa, centri estetici e soprattutto negozi specializzati nella vendita di cosmetici bio e naturali. Eccoci qui! Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, appunto Antonio che ci sta dando delle notizie importanti. Sono curiosa di sapere, ma quindi Osimhen ha ottenuto la cifra che voleva De Laurentiis? Sì. Okay. Perché è una trattativa già fatta nei mesi scorsi, quindi non, il problema di Osimhen non c'è. È un fatto di scaltrezza non far sapere agli altri che ha venduto a quella cifra, okay, okay. Perché altrimenti i giocatori, certo, te li fanno pagare in più. È un fatto normale. Io, secondo me, lo sai tu, lo sanno tutte le società che sono fatte. Non è così, perché sta avendo pure altre richieste, ma alla fine è già stato venduto, come la stessa cosa Varaschelia, no? Varaschelia, Conte ha messo proprio, ha detto che da Napoli non si muove e quindi si stanno organizzando per aumentare l'ingaggio, che era assurdo. Quindi Kvara resta, ce lo puoi confermare? Sì, 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 sì. Ok. Conte, Di Lorenzo e Kvara ha dato proprio la... sono i suoi... i preferiti, sì, però con Di Lorenzo non credo che ci riesca. No, con Di Lorenzo non credo riuscirà. Con Kvara penso di sì. Lukaku, il Napoli lo vuole, Conte lo vuole a tutti i costi e credo che a quell'importo sia un buon giocatore. Per lottare, insomma, per la Champions e lo scudetto, credo che oggi sul mercato non c'è granché. Certo. Cambierà un po' pure l'assetto della società, perché Santoro doveva... De Laurentiis l'ha pregato per rimanere settore giovanile, ma lui non vuole e quindi ci sta anche quest'altro passaggio con la dirigenza per cercare di collocarlo, ma Conte c'ha i suoi e non vuole nessun altro, ecco, mettiamola così. Non quindi, vuole nessuna interferenza. Meluso sta un po'... comunicazione, diciamo, di esonero non è arrivata. Sta un po' da parte, ma le chiavi oggi della dirigenza e della società stanno tutte in mano a Conte. Quindi diciamo che Conte ha detto che i suoi sono lo staff e quello lì, che non vuole nessun altro. E De Laurentiis con Santoro sta cercando di... A me non dispiaceva averlo nel settore giovanile, anche perché il settore giovanile del Napoli è un po'... negli ultimi anni non è che ha fatto tanto bene. Forse quest'anno un po' rispetto agli altri, però avere Santoro, un dirigente come lui, con un settore giovanile era importante. Fatemi salutare lo chef Francesco Bosso dal Peschereccio. Chef, buonasera. Buonasera a voi. Colgo l'occasione anche per ringraziarti pubblicamente perché sei stato molto carino ieri a farmi gli auguri personalmente. Grazie, chef. Dovere, è solo dovere. Allora, si sta parlando del Napoli del futuro, il Napoli di Conte, si stanno facendo dei nomi, chef, e qui il buon Antonio Luise, che è tornato, ci ha dato alcune chicche importanti, e sono
Allora, Osimhen venduto, anche se ancora non è stato annunciato ufficialmente la cessione, noi lo stiamo dicendo, però poi le responsabilità sono le tue. Come sempre, le prendo sempre io. No, nel senso che poi tu ci dai sempre delle informazioni che poi si rivelano tali, però dico, nel senso... Vuoi scommettere? No, io non voglio scommettere perché io mi fido ciecamente di te. Quindi intendevo sotto l'aspetto, ci dai delle informazioni, poi non so che tipo di... Te ne lancio un'altra. Il Napoli sta trattando Chiesa, che molto probabilmente dovrebbe venire a Napoli. Bene, quindi queste ecco sono le cose. Buongiorno chef, stavo dicendo, ci dà per sicuro il buon Antonio Luise, quindi insomma si sta definendo il Napoli del domani. Ti piace questo Napoli del futuro che sta venendo fuori? Sì, a me piace anche la garanzia di Conte, che sapevamo che se fosse venuto lui naturalmente avrebbe fatto delle richieste, ci sarebbe accontentato, e quindi questo è per noi una garanzia. Quando riguarda Osimhen, Osimhen è stato giunto a gennaio, c'è già l'accordo a gennaio, e quindi sapevamo, e fu De Laurentiis anche che ce lo accennò, no, in un'intervista, Osimhen è già andato via. Naturalmente dopo sarà stato perché per Scaltresa non poteva dire una cosa che fare un altro calciatore che ha incassato 120 milioni, certo. Altra cosa è che non li ha incassati ancora, certo. Quindi insomma una leggerezza di Osimhen, cioè del presidente. Assolutamente sì. Chef, questa settimana invece lì al Peschereccio cosa si mangia di buono? Ma questa settimana noi abbiamo ravioli di burrata con gambero rosso e ricotta forte, sempre in onore dell'allenatore, no? No, la ricotta forte è un prodotto molto usato nel Salento, quindi noi lo stiamo proponendo. Vogliamo provarci a dare la ricetta, anche se appunto come sempre diciamo conviene andare al Peschereccio e mangiare queste prelibatezze, però diamola la ricetta, chef. Sì, una volta fatti i ravioli, naturalmente ripeto, con la burrata, noi li tagliamo, li facciamo friggere in aglio e olio e poi con del vino bianco, una volta sfumato il vino bianco, aggiungiamo i pomodorini, ci caliamo i ravioli una volta due minuti e un cucchiaio, una cucchiaiata, attecchiamo il tutto e buio. Grazie chef per essere stato con noi. Oggi abbiamo un po' dei problemi di linea, non so perché, però ricordiamo dove si trova il Peschereccio, chef. Sempre sul lungomare di Villarica, ovvero al Corso Europa 163. Grazie allo chef Francesco Bosso. Nel frattempo io sono venuta da Valerio. Valerio, sei pronto? Amica mia, lo sai che sono pronti? Sono pronti? E farli col forno è proprio un'altra cosa, devo dire la verità. Forno ovviamente sì. per la pizza, per il pane. Allora, questi sono pronti. Chi li vuole assaggiare? Chi diciamo, li vuole assaggiare, ragazzi? Massimo li Burgata subito. Dai, vai Massimo. Bene, 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 bene. Porto un tovaglio. Vai. Sì. Massimo, vieni Massimo, qui. Massimo, vieni qua. Ti vogliamo... Ecco. Vieni te da noi. Perché un mezzo chilo per casa. Un mezzo chilo per casa, per dopo. Fai le ordinazioni. Ecco, visto pure? Grazie. No, dov'hai? Li devi assaggiare. Se ne va. Tu te ne vai. Profumo buono. Profumo almeno c'è, attenzione. Il profumo c'è. Che te lo dico a fare, giusto? Osimhen. Osimhen. Andiamo grazie, in super spot. Certo, assolutamente. Super spot. We'll be right back.
Eccoci qui, Massimo. Lo stavi facendo i complimenti. Un capolavoro. E che si può stare? Ora i giocatori prima da si in gamba. Questi vanno bene adesso per vedere le partite, sempre se la nazionale va andrà avanti. Preparerai tu i prossimi taralli per lo stadio? Non mi toccare questo tasto, che ogni volta che vado allo stadio purtroppo mi arriva la telefonata dei miei amici che saluto. Addio, che sanno niente taralli, mi avete scocciato. No, teniamo il nostro tarallaro di fiducia che viene e porta i taralli, perché mi arrivava puntualmente la telefonata, prepara i taralli. Ma tutte le domeniche, tutti i sabati, insomma, non è proprio... Cioè, ragazzi, io dico di sì, però mettere cose in mezzo, che sennò qua inizia... Arrivano le telefonate, va bene, dai. Allora, continuiamo, Nello. Allora, secondo te, con i nomi che si stanno facendo, come giocherà a questo punto Conte? Sì, diamo per confermata schemi, sì, ecco. L'indicazione di Chiesa e Kvara, penso 3-4-3. Anche perché nella storia recente Conte l'ha utilizzato, il 3-4-3. Sì. Se non mi sbaglio, proprio alcune gare in nazionale l'ha utilizzato, con la riscoperta di Giaccherini a centrocampo, quindi ha anche dei colpi interessanti. E ovvierebbe anche all'assenza di Zielinski, non dovrebbe sostituirlo, perché Anghissà, Lobotka nel duo a centrocampo andrebbe bene. Si deve capire sulle fasce chi vuole utilizzare. C'è Olivera, che però potrebbe andare bene anche come difensore nella difesa a 3. Bisogna capire Mario Rui che posizione avrà, nel senso di se rimarrà o meno, perché è uno dei più scontenti. A destra Mazzocchi è comunque un ottimo ripiego, Di Lorenzo è l'incognita, però si parlava anche di Spinazzola, non so se Antonio ha già qualche indicazione. Spinazzola a me piace molto perché può giocare sia a destra che a sinistra. Purtroppo ha avuto quell'infortunio, ma era uno dei migliori esterni italiani. E poi un sogno, Kvara, Lukaku, Chiesa, penso che senza avere anche le coppe da giocare, penso che quantomeno ci posizioniamo dietro l'Inter. In difesa Rafa Marin è un ottimo prospetto di crescita, Buongiorno potrebbe essere un altro prospetto di crescita importante, con Rachmani che resta, Meretta anche dovrebbe rimanere, quindi insomma negli 11 penso che il Napoli è una squadra totalmente europea, italiana, che può vincere subito. Con i nomi che si stanno, facendo, ovviamente. Che si stanno facendo, Antonello. Bisogna capire se dobbiamo raggiungere il numero di 6 centrali nel reparto dietro. Nathan lo si dà, è interessato il Verona a quanto pare, quindi potrebbe essere uno dei partenti, ma si profilerebbe addirittura la permanenza di Juan Jesus come sesto. Rahmani è l'unico tra i titolari che ha la garanzia di poter rimanere, quindi probabilmente il Napoli non si fermerà a Buongiorno e Rafa Marin, probabilmente ci sarà ancora un altro profilo da acquisire, anche perché poi va considerato che sia Di Lorenzo che Olivera possono essere utilizzati come braccetti di destra e di sinistra, quindi una volta uno, una volta un altro, quindi potrebbero completare il reparto difensivo. E poi c'è da vedere lì davanti, c'è come Wanderson, è un esterno interessante sulla destra e sulla sinistra. È vero che è stato sentito Spinazzola, è un profilo che piace, 31 anni, il problema di Spinazzola è che ha avuto una serie di infortuni. Il Napoli, probabilmente qualcuno già ha rilanciato la possibilità, potrebbe fare un avanzo, un'offerta a gettone, quindi sostanzialmente in base alle presenze. Adesso il calciatore deve capire, conoscendo il proprio fisico, che tipo di contratto deve andare, o accasarsi da qualche parte con un contratto magari di minore intensità in una squadra che non ha il profilo del Napoli, oppure tentare di ritornare ad essere più o meno lo Spinazzola, anche se non riuscirà a fare tutte le partite, lo Spinazzola di una volta, perché indubbiamente è un giocatore forte, veloce, sa mettere bene la palla a centro, insomma è un giocatore che potrebbe essere molto utile. Volevo ritornare sulla questione un attimino di Lorenzo e di Osimhen, perché indubbiamente non ci sarebbero stati tutti questi contatti interessamenti se non ci fosse già stato per scontato la vendita di Osimhen, perché io sono convintissimo che De Laurentiis, quando gli ha fatto con notevole ritardo il contratto da 10 milioni con clausola a 120, avesse già in tasca i 120 milioni di qualcuno. Il Paris è la squadra con cui lui ha fatto più affari, ricordiamo Lavezzi, Cavani, Fabian Ruiz, insomma, quindi Osimhen sarà probabilmente così anche per Kvara in futuro.
e quindi sicuramente sarà così. Di Lorenzo invece deve stare attento, perché io capisco i problemi personali, però l'insistenza della Juventus è qualcosa che dà fastidio al Napoli e alla società. Allora, se è il suo un diktat o Juventus o sto in tribuna, beh, deve stare attento, perché è vero quello che diceva Mario, la legge Bosman ha cambiato. E quanti, Bosman, Bolkestein e le balneari, Bosman ha cambiato indubbiamente lo scenario, dove i calciatori spesso e volentieri hanno vinto molti contenziosi con le società. Però attenzione, in Italia Lotito ha dimostrato di sapersi far valere in questo senso, e De Laurentiis ha tutte le ragioni per cui far valere le sue ragioni. E né può essere ragionevole la risposta di Di Lorenzo, che a 31 anni dice accetto la tribuna, perché dopo il campionato che ha fatto e si fa un altro anno di tribuna è finito come giocatore. Io penso che un ragazzo come Di Lorenzo abbia tutta la voglia di rientrare in campo quando prima e dimostrare il suo valore, perché sicuramente questo è stato per lui l'annus horribilis e ha bisogno di riscatto. Eh sì, sotto tanti aspetti, Gianni. Tenendo presente che Di Lorenzo è costato al Napoli 5 milioni di euro. Quindi ovviamente la cifra è stata ampiamente... Una grande plusvalenza, anche vendendo... La Juventus lo vorrebbe prendere a 15, il Napoli lo valuta a 25. Poi De Lorenzo ha detto, no, se la Juve lo vuole 55 milioni. Vabbè, come ha fatto Cairo con Buongiorno, certo, così certo, ti faccio scappare in questo. Chiesa, bravo, io sono convinto che alla fine... E quindi Di Lorenzo andrà alla Juve... La compensazione, bravo, no, io penso e quindi che non rimarrà Di Lorenzo non rimarrà in tribuna. Penso che anch'io, sì, sono d'accordo con te, penso che sia la carta per arrivare, per abbassare anche un attimino il valore di Chiesa. E su Buongiorno c'è da dire che in nazionale non sta giocando. Mario, aspetta, voglio sentire anche Gianni. Io parlerei della nazionale pure dopo. È giusto quello che state dicendo, vi seguo, sono ragionamenti logici, ma ammesso e non concesso che Di Lorenzo vada via e vada alla Juve. Quindi Conte è servito a poco, perché io ho letto fino a qualche minuto fa che Conte si è imposto sulla permanenza di Lorenzo e di Kvaratskhelia. Quindi, allora, prima di addentrarci in, come dire, in pronostici, anche il discorso della difesa a tre, chi arriva... Aspettiamo che finiscono gli europei, perché prima non finiscono, non si muoverà nulla o quasi nulla. Vediamo chi sono i calciatori che il Napoli riesce ad accaparrarsi, dopodiché possiamo esprimerci, perché stiamo navigando tutti nel buio. Certo. Non so se rendo l'idea. L'acquisto dimostra che tutto quello che si diceva non era. Bravo. Ecco, quindi voglio dire, è una situazione, io la vedo, ma non sono pessimista, attenzione, non vorrei far passare questo messaggio, ma è una situazione talmente ingarbugliata che dall'esterno, ovviamente, non essendo nei fatti della società, non riesco ad esprimermi, perché la vedo ingarbugliata. È troppo presto, visto che c'è una vetrina assolutamente aperta e disponibile, ci sono dei ragazzi molto forti nell'europeo, perché lasciando passare il discorso dell'Italia, ma nelle altre nazionali ci sono dei ragazzi veramente interessanti e fortissimi. La Slovacchia ha mostrato che ci sono due ragazzi che sono forti, adesso non ricordo i nomi anche perché sono abbastanza complicati, però in ogni nazionale ci sono anche dei giocatori che hanno giocato in Italia e che sono andati all'estero e che sono stati, diciamo, sono stati valutati. No, io penso che... L'unica cosa che mi sta bene in quello che stiamo dicendo, attenzione, senza sminuire i discorsi degli altri, quello che ha detto Antonio, Conte vuole vincere subito. Ma questo subito. Si sapeva. Allora, chi prende Conte questo vuole. Insomma. Ripeto, può essere una garanzia per tutti noi, per Napoli, per la squadra, per la città, perché Conte è arrivato perché vuole vincere. Però se all'atere ci mettiamo che Di Lorenzo va alla Juve, e con chi vuole vincere Conte? No, con allora... quelli che arriveranno... al posto di Lorenzo, di Osimhen, dello stesso Kvaratskhelia, perché si parla che anche lui... Cioè, è una situazione, consentitemi,
la vedo ingarbugliata, nonostante, e poi finisco, anch'io ho delle garanzie con la presenza di Conte, però sarà un lavoro durissimo anche per Conte, non è che Conte viene, fa la benedizione e si vince. Assolutamente, non so se sto rendendo l'idea. Gianni, con tutto l'affetto che porto, veramente lo sì, però partire ancora con Meret... Sì, è vero, sono però cose possibile che tutti gli allenatori hanno dato l'ok per Meret. Mario, allora anche dall'esterno. Sono tutti impazziti. Anche dall'esterno danno dei giudizi positivi, perché adesso le valutazioni spesso e volentieri si fanno sui numeri, no? Sulle statistiche. Fondamentalmente la percezione che noi abbiamo di Meret spesso e volentieri è stata una percezione negativa per quanto riguardava in particolar modo la sua che con i piedi non ha una grande capacità. Però con le statistiche c'è il secondo o terzo portiere d'Italia, considerando Vicario in Inghilterra. E allora dice un profilo che comunque è su soldi, è un investimento. Io penso che ogni anno abbiamo cambiato diversi allenatori per la prima volta tantissimo. Sì, ma infatti. Ce ne fosse stato uno che l'avesse messo in discussione. Cioè, e quindi avevamo dei portieri, Gollini poteva andare bene per alcune partite. Beh, un po' prima di Spalletti qualcuno che l'ha messo in discussione c'è stato, perché sì, giocava Ospina spesso e volentieri, se ti ricordi. Sì, ma se poi sul mercato Gattuso, uno di quelli, viene messo... cioè non viene venduto, anche su delle richieste, perché ci sono state delle richieste per Meret, viene venduto e gli allenatori lo confermano. Conte non mi sembra l'ultimo arrivato. Mario, io vendo Meret per prendere quale profilo. Vabbè, e spendere quanto? Noi ce l'abbiamo in casa. Ah? Capriele, non mi faccio ho capito, ma il Napoli ce l'ha in casa. Mi piace Capriele, lo farei giocare titolare. Beh, Capriele è giovanissimo. Valuto io, valuti tu. No, il problema appunto, è che chi fa valutazioni tecniche probabilmente dice Capriele si fa un anno dietro a Meret e poi si vedrà. No, quando c'è stato il discorso tra Ospina e Meret, e Ospina è stato costretto ad andare via perché non ci sarebbe stato più spazio per lui, oltre che per l'età, anche per il tipo di contratto che gli avevano voluto imporre. Quindi è andato via. Alla fine è andato a guadagnare di più, è andato in posto... A fine carriera vai a prenderti i soldi della Arabia. Ovviamente, ma io sono convinto che se l'accordo con Conte fosse stato fatto qualche mese prima, anche Zielinski non sarebbe andato via, perché i soldi erano gli stessi, la società, lui è di casa a Napoli, e quindi il problema è che noi vediamo tutto, noi tifosi, io parlo da tifoso, non parlo da esperto, non mi permetterei mai di dire di essere un esperto, mi piacciono le partite, guardo la televisione, vado allo stadio, se è possibile, ho giocato in piccolo anche io, ma quello che fa il mio sguardo è da tifoso, interessato affinché il Napoli possa vincere. Il discorso è possibile che tutto quello che viene detto all'esterno, i tifosi adesso se la stanno prendendo con Di Lorenzo, se la sono presi con Zielinski perché ha cambiato, possibile che tutto quello che viene detto è tutto vero o è tutto praticamente semplicemente passato attraverso giudizi che sono sbagliati, totalmente sbagliati. Che ogni capo è tribunale, si dice a Napoli, Mario, ognuno ha la sua testa, fa i suoi ragionamenti in funzione all'intelligenza e alla capacità critica che ha. Pure il trattamento fatto a Calzona. Calzona continua a ripetere che non ci sono state ingerenze. Calzona non è l'ultimo arrivato. Tende non a spegnere. Che Calzona è uno stupido, no. che faceva il secondo di Sarri e il secondo di... Ma Calzona tende a spegnere il fuoco in questo momento, certo, perché gli fanno delle domande provocatorie. Fatemi lui deve sentire... salvare. Hai visto? È arrivata la telefonata di Italo, Antonio. Sentiamo, Italo Palmieri. Ciao, Italo! Ciao, buonasera a tutti. Italo, mi dispiace dirti che qua è tornato Antonio e sta aspettando ancora di ricevere la scommessa. Aspetta. Non è venuto la sera che abbiamo cenato insieme, quindi ha saltato un turno, quindi dovrà aspettare al prossimo incontro. Qual è il prossimo incontro? Allora, questo... Allora, ve lo do subito, perché visto che in questo momento si sta parlando tantissimo dei procuratori, no? Sì. Che sembrano essere diventati il male totale del calcio. Sì. Allora, giovedì 27 al Circolo Posillipo abbiamo organizzato con Riccardo Guarino di Rinascimento Partenopeo un incontro direi molto prezioso con tanti presidenti di federazione, il cui titolo è Stati generali dei settori giovanili nel mondo sportivo. Quindi si parlerà in generale degli stati generali del
dei settori giovanili in tutto il mondo sportivo, anche nelle altre discipline, principalmente il calcio. Perché la domanda che voglio fare allo studio stasera, visto che si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe, sì, contro tutti i procuratori possibili e immaginabili in questi giorni, che sembrano essere la causa principale del male del calcio, e io non sono di questo avviso, sono un problema per il mondo del calcio, ma non sono la causa principale. Domando, ma andate in una scuola calcio, intervistate 10 genitori che hanno un giovane calciatore che vuol fare, diciamo, carriera nel mondo sportivo, e ognuno di questi, io dico 9 su 10, vi diranno che sono alla ricerca del miglior procuratore per far sì che il proprio figlio diventi un campione. Quindi, anziché mettere la parte tecnico-sportiva davanti, che è quella che poi nella realtà dei fatti crea i campioni, quindi gli allenatori bravi, l'impegno del ragazzo, il modo di comportarsi, insomma, mi aggancio sempre a quella frase famosa di Gianni Improta, delle 500 lire che ebbe dal padre per iscriversi al famoso NAG, quindi al centro di avviamento, cosa che non viene fatta. Pensano che invece che siano i procuratori la chiave di lettura del successo di un calciatore. E se la rispondere Gianni Improta? E se la realtà, finisco la domanda, se la realtà è questa nella base, se non si interviene nella base, quindi la federazione interviene con leggi appropriate, con regole precise, che, delle quali noi cercheremo di discutere giovedì prossimo al circolo Posillipo, tutto quello che noi diciamo è fuffa, è parlare inutile. È vero. Gianni? No, ma quello che dice Italo è vero, e il problema è proprio questo. Io quando dico che il male peggiore del calcio è, diciamo, sono i procuratori, lo dico in virtù di regolamenti vigenti che devono essere assolutamente rivisitati e dare la giusta dimensione a questi personaggi. Invece sono diventati i padroni assoluti del calcio. Lo vogliamo capire o no? Quindi quando i vertici si svegliano, Mario? Stop. Nell'ultima statistica che hanno fatto, i procuratori incidono sui costi societari del 30% del calcio. Parlo di procuratori ovviamente della parte alta dei campionati, certo, cioè vale a dire i campionati professionistici. Chiaro che nell'ambito delle scuole calcio, della quale mi diverto a pensare che sono stato, avevo anche io una piccola scuola calcio al Kennedy quando esisteva il Kennedy C, si inserivano dei personaggi, li chiamo personaggi senza offesa, delle persone che potevano tutelare dei ragazzi anche quando erano molto giovani. Ma questo, la tutela, cioè la guida, la tutela è un conto, e quindi l'educazione relativa allo stesso procuratore. Un conto è speculare su tutte le figure del mondo del calcio, perché i procuratori servono agli allenatori che devono proporsi alle squadre, e addirittura sono loro che portano lo sponsor, e c'è il procuratore. Perché possiamo parlare di un calcio minore che è molto Italo, corrotto di quello che parliamo di Italo, ovviamente brevemente perché devo andare in pubblicità. No, semplicemente, insomma, la provocazione è questa. Se vogliamo cambiare quello che vediamo nell'apice, come in tutte le cose, questo vale anche nella scuola, nella sanità, in tutte le cose che non funzionano in questo paese e nel mondo, aggiungo, bisogna operare alla base. Quindi è molto più importante un cambiamento della base del calcio attraverso quelle regole a cui faceva riferimento Gianni Improta, che poi nel tempo, ma non ci vuole tanto tempo, basta regolarizzare il tutto, e in 2-3 anni vedrete che le cose cambieranno. Però c'è bisogno di una grossa scelta, una grossa determinazione da parte di chi può fare questi cambiamenti. Grazie Italo, grazie per essere stato con noi. E buonanotte, ringraziamo Italo Palmieri, io vado in pubblicità, tra poco state lì. Italo!
Ca, distilleria, Petrone. Da Decla potrai trovare rotoloni di carta alluminio, pellicola, carta da forno e tanto altro. Inoltre è l'unica azienda a certificare i contenitori in alluminio adatti a forno a microonde. Indeciso su cosa scegliere? Scegli Decla. Decla è tutta una cosa. Afrodite Natura è un laboratorio di cosmetici naturali situato ad Acquara, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, che crea e produce prodotti di altissima qualità, scegliendo e risaltando il territorio campano. Nella linea si utilizza ad esempio il pregiatissimo olio extravergine di oliva e vari estratti naturali di erbe e frutti che caratterizzano la zona. È possibile personalizzare la linea per aziende di olio, vino, hotel, spa, centri estetici e soprattutto negozi specializzati nella vendita di cosmetici bio e naturali. Eccoci qui, io ho il piacere di riavere qui accanto a me Gennaro Pisapia, piacere l'artista mio. Gennaro. Ciao. Pisapia. Ciao Gennaro. Buonasera a tutti. Allora, ci hai già raccontato che insomma sei stato impegnato in diverse serate, immagino. Sì, che... sì, stiamo continuando sì, e devo dire grazie anche a voi che mi avete ospitato varie volte. È stato un bel successo lo spettacolo, gli spettacoli che stiamo facendo. Il 28 giugno faremo l'ultimo spettacolo e poi cominceremo il nostro tour estivo. Per riprendere poi in autunno, perché il progetto di portare la canzone napoletana a Napoli sta funzionando, insomma. Vedo che la gente risponde. Ora. Sì, anche perché poi noi oltre a proporre la canzone napoletana con buona musica, le canzoni anche più famose, meno famose, raccontiamo della canzone praticamente, degli aneddoti simpatici degli autori. Quindi la gente poi ci fa i complimenti o chi dice ci avete fatto scoprire anche delle cose certo, che non sapevamo, perché parlare della canzone napoletana ci possiamo mettere 200 anni per tutto quello che è stato scritto. Sì, è vero, è vero. Invece questa sera ci proponi? Sì, propongo Tarantella Luciana, una canzone allegra che poi Tarantella Luciana, ecco, proprio per riagganciare al fatto che spieghiamo, non è un ballo di Santa Lucia, la Luciana è la donna di Santa Lucia, quindi l'autore quando ha scritto questa canzone, Libero Bovio, ha pensato alle donne, alla bellezza della donna luciana e l'ha paragonata alla tarantella praticamente, infatti gli dice tu si guappa e si bella, guappa sa per guapa, no? Come lo spagnolo bellezza, sì. Non il guappo inteso sì, sì, come chiaro, malavitoso. Chiaro. E quindi ecco, noi raccontiamo queste cose e la gente rimane affascinata perché poi ci sono varie storie della canzone napoletana. Benissimo, vi aspettiamo, allora, vi aspettiamo. Sì, eh. Sì, sì. Noi siamo curiosi appunto di ascoltare sì. Gennaro Pisapia in Tarantella Luciana. Con i Diva Partenia, ecco, Diva grazie. Partenia. Ma che severe mare, come adoro stasera, tutto il mondo mi pare più scritto che all'era, non so perché. Viene a Calusciana, tu che ancora spadella, porterin dei capelli, si apre una pelle che hai d'ogni per te. Sta tarantella napolitana, siamo a te Luciana, che si guappa e si bella, pulita amore, quel castagnello, sotto all'occhio di stella, sto cuore che balla, pulessa balla. Ci fatto un pigna, ma con gusto e piacere. Se stasera mi insegni, mi aspetto l'onore che ballo con te. Ma presente con un cazzone a campana, con orologio a catena, ma tu Luciano mi fa comparire. Sta tarantella napolitana,
siamo a te Luciana, che si qua per si bella, con l'itamor per castagnella, sotto all'occhio delle stelle, su cuore che balla, volesse balla. Non si dita campana, mi è manata l'arezza, e per gente lontana che poche se lozze volite pria. Ma che chi si capalla, taranti tarantella, ride Napoli bella che pure celella che torna a sacca. Sa tarantella napolitana, insieme a te Luciana, che si qua per si bella, con l'itamor per castagnella. Sotto all'occhio delle stelle, su cuore che balla, volesse balla. Complimenti, complimenti a Gennaro Pisapia. Grazie. Appunto, ricordiamo l'ultimo appuntamento, sì, il 28. 28 giugno chiuderemo il tour teatrale e partiremo con Estate a Napoli. Il 7 c'è una bella data a Praiano che mi piace ritornare perché lì apprezzano molto la canzone napoletana, quindi il 7 agosto saremo a Praiano e poi ci sarà tutto un tour Amalfi eccetera estivo. Benissimo, grazie sempre a voi, buona estate a tutti e forza Napoli, sempre forza Napoli, forza Napoli. Andiamo in Super Spot. Grazie. Eccoci qui, io sono dal nostro Valerio che nel frattempo continua a sfornare taralli. Sto sfornando proprio. Ma quindi allora con questo non vale la regola dei 15-15? È una bomba, quindi diciamo. Di là mentre impegnati tutti a mangiare, voglio dire, come fanno a parlare Max che stanno mangiando, cioè io, fantastico, sì, stanno Massimo, parliamo io e te perché loro sono impegnati a mangiare. Posso approfittare di dire una cosa a
No, lui se una cosa che poi sta mangiando Antonio, come fa? No, tanto mi risponde con gli occhi. Vabbè, sì. No, perché poi ovviamente sto qua a cucinare, ma resto pur sempre un tifoso. Il fatto di Di Lorenzo, che lo vedo che ha problemi, vuole andare via di Napoli, mi ricorda un'altra storia. Quagliarella, ma non è che c'entra qualcosa o è tutt'altra storia? Non voglio sapere, perché chiaramente rispettiamo la privacy, però sai, quella cosa che deve andare via da Napoli, magari fra qualche anno ritorna con qualche scusa, no? Dovevo andare, è così? No, è tutta un'altra cosa. Ah, tutta, allora mi sono rasserenato, perché ormai veramente qui si gioca. Complimenti con queste ad Antonio cose. Che è riuscito a subito ingoiare e facciamogli un applauso e a rispondere. Non era semplice, questa è proprio perfetto. Sempre sul pezzo. Sì. Mi piacere di incontrare De Laurentiis, sì, perché sono un suo fedelì e si è aperto. Voglio darla pure una notizia. Al 90% Modric è del Napoli. Tiene 39 anni, il Real Madrid non lo sta facendo giocare. E lui verrebbe volentieri a Napoli. Ed è quasi fatta. Serve soltanto l'appartamento. Ci pensa Antonio. Con Modric è nostro. Gianni, ti piace? Modric anche in sala o Botka? No, ma sembra che l'abbiano visto pure lui all'Hotel Vesuvio, no? Ma Massimo sta facendo una battuta. Certo, ah, penso di sì. Perché una battuta? No, è vero. Non capisco se sta dicendo seriamente o il comico. Volevo capire che cosa interpretava. Oh. Vabbè, voi vuoi scommettere? No, no, basta, penso non scommettere più. Voi avete sentito parlare di Hummel, no? Hummel, sì. 35enne, ma stiamo parlando di grandi ex calciatori. Permettetemi di dire, grandi ex, perché con tutto il rispetto sono calciatori che hanno dato quello che dovevano dare. Sei di indubbiamente professionisti esemplari, ma certamente non lo so, il tutto cozza con la mentalità del presidente. È ha dimostrato in 20 anni di fare l'esatto opposto. Allora, posso usare un termine nostro? Niente di me. Sì. Diciamo che il presidente se l'è cantata e suonata come ha voluto lui. E noi stiamo raccogliendo i cocci di questi suoi capricci. Diciamolo apertamente. Ma in effetti, purtroppo, scusami, Antonio, è così. Quelli che noi tutti ce lo stiamo chiedendo, no? Perché quello che sta facendo dall'arrivo di Conte, direttore sportivo, cioè tutto quello che sta facendo, no? È cozza con quello che ci ha fatto vedere in 20 anni. Che è successo? Cioè, ha compreso che ha fatto il presidente e che deve lasciar fare a chi è del settore, perché il Napoli ha vinto lo scudetto con Spalletti perché De Laurentiis era sparito dalla scena. È vero che aveva litigato con Spalletti, aveva fatto discussione all'inizio campionato, e questo è vero, ma ha anche compreso che per vincere c'è bisogno di serenità. Un presidente che va sulla panchina a vedere gli allenamenti e inizia a fare anche le formazioni, non va bene questo. Prendendo Conte, noi l'abbiamo detto nei mesi scorsi, perché nessuno ci credeva che De Laurentiis prendeva Conte, abbiamo detto che Conte era l'uomo giusto, perché Conte a De Laurentiis non lo fa entrare nemmeno nello spogliatoio, perché loro già si sono chiariti sotto certi aspetti. E a Castelvolturno, quando è venuto Conte, De Laurentiis e siamo andati a fare delle commissioni per il Napoli, c'era Chiavelli, c'era Manna, c'erano tutti, ma c'era il vicepresidente Edoardo, ma non c'era il presidente. Si sono visti alle 19:30 per cenare. Quindi voglio dire, anche delegare Conte e il suo staff per la scelta della struttura alberghiera, per tante cose. Che è vuol anche dire, giusto. È anche perché giusto, perché adesso è entrato nell'ottica che per vincere bisogna fare ciò che ha fatto Spalletti quando ha vinto lo scudetto. Cioè non è difficile. Purtroppo lui è un po' padre padrone, e alcune cose le poteva anche risparmiare sì, lo scorso anno. Purtroppo è stata un'annata da cancellare dall'almanacco. Quest'anno con bene, Conte che io sono molto fiducioso. L'ha capito, l'ha compreso. Praticamente la colpa sarebbe di De Laurentiis se il Napoli ha giocato male quest'anno. Qua si parla di voglio vincere subito, vincerà subito. Ma ti rendi conto, stiamo parlando di Spinazzola, Gettone. No, questa è una supposizione. Vabbè, però comunque, cioè, si deve puntare a ambire a qualcosa di più concreto.
ma Spinazzola, Gettone. Ma io non credo che la politica sia cambiata quella del Napoli. Tutti quanti fanno la politica sbagliata. Compra giocatori che poi hanno un futuro e possono essere rivenduti assolutamente sul mercato a cifre più alte. Rafa Marin, quello che ha preso adesso, è un ragazzo che anche in caso di recompra costituirebbe per l'ennesima volta una plusvalenza. No, è fatto bene, è fatto benissimo. Perciò non contesto assolutamente l'idea che... Ma nessuno sta contestando come ha gestito fino adesso, stiamo contestando i suoi modi. Quest'anno è stato l'anno della presunzione. Lui ha presunto che poteva essere tutto e anche il contrario di tutto, è stato esattamente il contrario di tutto. Quindi la squadra ha giocato male, gli allenatori sono stati presi, sono tre allenatori. Calzona è stato preso per accompagnarlo a Conte, perché l'idea di Conte già era precedente. Sì. E Conte già le aveva detto che non sarebbe entrato in corsa, ma nessuno voleva entrare in corsa in un Napoli completamente sfasciato con giocatori demotivati. E adesso ci sa da rimotivare i giocatori che ci sono, che poi parliamo di ragazzi che comunque sono forti. Perché qui anche i commentatori in generale, anche quelli più esperti, parlano di un Napoli comunque solo secondo all'Inter, sia anche quest'anno come componenti, poi lasciamo perdere il gioco, ma come componenti, come ragazzi, come atleti, erano secondi soltanto all'Inter. Non hanno valso per quello che valevano, però non era una squadra completamente da ricostruire. Prendere un giocatore, che si parla di Spinazzola, un giocatore che ha lo stesso problema di Gulam, attenzione, ha lo stesso identico problema di Gulam, cioè un giocatore che non si è potuto recuperare, perché Gulam era fortissimo, sono dei giocatori che hanno avuto degli incidenti che sono difficili da recuperare. Sì. Milik è un esempio. È lo stesso problema di sempre. Il problema è che una volta avuto degli infortuni molto seri, c'è la ricaduta. Ma non rischierà il Napoli di prendere un giocatore già... Ma infatti, questo... E io penso invece che si proseguirà sulla linea, si deve proseguire sulla linea dei giovani promettenti. E io ti dico un'altra cosa, senza fare nessuna scommessa. Nathan, un altro anno di ambientamento in una società più piccola come l'Empoli, come il Frosinone, come anche lo stesso Cagliari, no, senza nulla togliere al Cagliari, che non è una piccola società, è una grossa società anche il Cagliari. Il Verona è una grossa società perché hanno una mentalità di comprare e rivendere e rilanciare. Il Cagliari per me è una grossa realtà nel prossimo futuro. Anzi, da napoletano tifo per il Cagliari, perché credo che possa essere in futuro una delle società come il Bologna che possono emergere e arrivare fino ai posti più alti della classifica. Però un Gaetano dato al Cagliari ha significato far sbocciare un ragazzo che secondo me è fortissimo e tornerà qui. Floro Ruscio è un ragazzo che è stato a Verona e ha giocato benissimo e potrebbe far parte della compagine napoletana. Quindi non è vero che tutto quello che c'è stato è sbagliato. C'è stata un'organizzazione sbagliata fatta dal presidente che ha sbagliato, l'ha ammesso, ha sbagliato. Era troppo facile non dire che aveva sbagliato lui. Certo. Cioè, è stata la classica pezza a colore del presidente, però adesso si fa da parte e lascia lo spazio a dei è un imprenditore intelligentissimo. Assolutamente sì. È vero che è stata un'annata da cancellare, ma anche è vero che De Laurentiis ha portato il Napoli a livelli importanti. Certo. Sbagliare un anno, diciamo, tra virgolette, ci può anche stare. L'intelligenza di un imprenditore è capire dove ha sbagliato e dove devi rimediare. Esatto. È la stessa squadra che ha vinto lo scudetto, ci manca soltanto un giocatore. No, ha sbagliato perché quando ha vinto lo scudetto ha detto che Napoli lo poteva allenare chiunque. Questo è l'errore, sono d'accordo. Per questo si ha sbagliato, ma lo sanno tutti, ha sbagliato, lo sa anche lui, perché l'ha messo a giro, l'ha messo al decimo posto. Ha sbagliato Massimo, lo sa anche lui che ha sbagliato. Come l'ha detto, l'ha confermato e ha dimostrato di averlo compreso prendendo a conto e dandoci le chiavi della società in mano. Quando si parla di giocatori di prospettiva è anche vero, ma Conte per vincere, se tu prendi un giocatore come Lukaku non è un giocatore di prospettiva. No, Lukaku è un attaccante che lo devi prendere a fine carriera sì, ma perché è un giocatore di esperienza, vinto la Champion, voglio dire. Prenderà giocatori di prospettiva, ma Conte vuole anche giocatori affermati, perché sennò tu come fai a vincere? È quello che dico io. Ma questa è la realtà. Infatti la trattativa data su Mario Hermoso, che non è più un giocatore di prospettiva, è un giocatore che dà certezza alla fase difensiva. E credo che arriverà, perché Hermoso, in quel caso... Arriverà, ti piace Gianni? Là è una questione di procura. Ma indubbiamente diciamo che
sono nomi di calciatori che certamente possono fare il bene della squadra. Da qua non si scappa. Il tutto è giustamente come dice Antonio, che è stato molto più vicino alle vicende del Napoli, che conosce di più anche il presidente, come si comporta. Io in vita mia l'avrò visto due volte, quindi non riesco a capire i suoi atteggiamenti, dove vogliono, come si suol dire, parare. Non so se rendo l'idea, se non lo ascolto non posso. Però dall'esterno, concettualmente parlando, ho capito che cosa, che come diceva Antonio all'inizio di trasmissione, lui fra qualche anno cederà il club. Perché chiama Antonio Conte? Perché Antonio Conte farà crescere il club anche dal punto di vista strutturale. Certo. Non so se sto rendendo l'idea. E oggi le società che vanno sul mercato per essere cedute, se non hanno delle basi solide, che non sia solo il parco calciatori, che il parco calciatori non è più un patrimonio della società, come esatto, una volta. Oggi il patrimonio societario si basa sullo stadio di proprietà, sul centro sportivo, sulla sede sociale e tutto il resto intorno. È vero, Antonio? Posso, ecco, posso confermare una cosa? Sì. Fine qualche mese fa, no? Ci stava questa guerra dello stadio, sì, a Bagnoli, lo stadio è scomparso. Io quando l'ho detto io, l'abbiamo detto qua, esatto, molti giornalisti dicevano no, quello deve veramente sta facendo, sta chiedendo affitto, non ci ha mai parlato nemmeno con affitto. Ma detto questo, lui c'ha la scadenza a Castelvolturno 2026, lui dovrebbe lasciare il centro, quindi sì, significa che tu no domani mattina. Ieri avresti già dovuto trovare un posto dove fare un centro sportivo nuovo. In settimana io sono stato al centro a parlare con uno dei dirigenti, la quale ha detto ma mica nel 2026 poi ci cacciano da qua. No, non vi cacciano da qua. Quindi cosa significa? Significa che tu non hai proprio la volontà di fare un centro nuovo, d'accordo? Esatto. Quindi il mio piacere è che rimane a Castelvolturno e questo è assodato. Ma nel 2026-2027 è normale che la prospettiva dici io mi faccio due anni, tre anni con Conte, se riesco a vincere almeno uno scudetto, una qualificazione in Champions, io vendo la società, signori miei, arrivederci. Quindi comunque non investendo in strutture. Non investe in strutture, perché guarda che Romina, che non è semplice trovare una struttura in campagna. Tu devi trovare, lui vuole un centro di 8 campi, centro sportivo, scusami, albergo, scusami se ritorno sull'argomento, ma Castelvolturno noi abbiamo dato le autorizzazioni che domani mattina può fare il centro sportivo, ma attenzione, domani mattina basta che mette i soldi, quindi non è che ci devi avere le autorizzazioni, certo, mette i soldi, può fare uno stadio da 20.000 posti, 8 campi sportivi, può fare quello che vuole. Allora la questione qual è? È dove? Che secondo me lui ci sta Castelvolturno, ma lo stadio no, per la prima squadra, lo stadio per il settore giovanile, sì, sì, nel progetto abbiamo messo anche questo, ma detto ciò lui non ha proprio resettato, non ne ha parlato più, il centro non esiste più, quindi poi trovare anche un posto come Castelvolturno dove i giocatori stanno lontani dalla città, stanno sereni, stanno bene, ecco c'è il mare, la pineta, voglio dire non è semplice, perché quando lui dice me ne vado a Giugliano, me ne vado ad Acerra, me ne vado qua e me ne vado là, lui non ti credere che quando sta a Castelvolturno non vede che ci sono i campi da golf, cioè voglio dire dove sta lui, non so se siete mai stati, ma è un posto molto molto bello anche da visitare, anche per giocare a golf, certo, quindi quando lui dice io me ne vado, secondo me poi a un certo punto lui dice devo andare in un comune dove non so se mi danno le autorizzazioni, uno, due, devo capire un attimo anche il posto dove vado, perché comunque da noi ha trovato un'amministrazione serena dove gli è stato vicino, dove tutto quello che ha chiesto noi gliel'abbiamo dato, e mica tutte le amministrazioni sono come noi. Cioè voglio dire, lui sta valutando, lo stadio nuovo non lo farà mai perché rimarrà lo stadio di Armando Maradona, quello è stato un giochetto che ha fatto con il comune per farsi fare i lavori, per farsi certo. Quindi questo l'abbiamo capito tutti, perché poi i tifosi non sono stupidi. No. Ecco, quindi allora, abbiamo capito questa cosa, il centro andrà avanti con il centro perché nel 2026 ovviamente ci sarà una proroga fino al 2028 e quindi automaticamente il conto è molto semplice. Prende Conte, investe qualcosa di soldi in più adesso per vincere.
se lui dovesse vincere, ovviamente lui li recupera vendendo il Napoli a cifre importanti. Certo, devo fare i complimenti a me stesso, perché sono anni, ripeto, sempre dall'esterno, che non lo conosco bene, non so come la penso, ma mi sono fatto un'idea. Ho sempre detto che lui sarebbe andato via da Napoli senza lasciare un euro suo nella nostra città. Certo, non ha beni patrimoniali. E così è, attenzione. E così sarà. E così sarà, non solo, ma lui si è beneficiato di questi 20 anni, e magari io gli auguro di poter fare ancora altrettanto, lui e la sua famiglia, si è beneficiato autogestendosi con i soldi che lui percepisce dalle televisioni, dagli sponsor e quant'altro, di tasca sua, signori miei, ma non è che gli vado contro, è stato intelligente e furbo, non ha mai messo un euro. Molto furbo come imprenditore, non gli si può dire niente. Noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Petrone. Da Decla potrai trovare rotoloni di carta alluminio, pellicola, carta da forno e tanto altro. Inoltre è l'unica azienda a certificare i contenitori in alluminio adatti a forno a microonde. Indeciso su cosa scegliere? Scegli Decla. Decla è tutta una cosa. Afrodite Natura è un laboratorio di cosmetici naturali situato ad Acquara, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, che crea e produce prodotti di altissima qualità, scegliendo ed esaltando il territorio campano. Nella linea si utilizza ad esempio il pregiatissimo olio extravergine di oliva e vari estratti naturali di erbe e frutti che caratterizzano la zona. È possibile personalizzare la linea per aziende di olio, vino, hotel, spa, centri estetici e soprattutto negozi specializzati nella vendita di cosmetici bio e naturali. Allora,
ho molto tempo, quindi no, dimmi. No, voglio rispondere a Gianni, a lui, che poi difende il presidente. Ma quando il Napoli fa lì la curatella, chi ci mette i soldi in da sacco? Tu o Is? La banca. Ah, non De Laurentiis. La banca. Vedi? Vabbè, allora ho sbagliato. Trovai una figura in me. Va bene, ragazzi, io non ho molto tempo, si aprirebbe se no un'altra trasmissione, no, magari no, venerdì è giusto, prossimo, è giusto. Visto che noi ci saremo anche venerdì prossimo. Vado ad Anello, invece, parliamo del calcio in Campania, so che siamo alle battute finali. Sì, diciamo che da un punto di vista societario il calcio dilettantistico non scherzano. C'è stato un bel valzer di titoli, praticamente il Casoria è rinato e appunto proprio il nostro collega Carlo Cristarelli è diventato dirigente. E facciamogli gli auguri, auguri Carlo. Auguri Carlo, che è molto legato al Casoria. Il Savoia va in D. Ma lascia le altre due squadre che comunque fortunatamente hanno trovato nuove proprietà, il Portici e l'Aversa, che restano in eccellenza. La Scafatese torna in D perché il San Marzano scompare praticamente, così come il Casalnuovo, che lascia il posto alla Butiolana. Quindi c'è stato questo valzer di titoli che è difficile anche da raccontare, però sì. Ci sono attualmente due tifoserie obiettivamente senza più calcio ed erano in Serie D. In Serie D c'è arrivato il Costa d'Amalfi, a sorpresa, ha fatto un ottimo percorso battendo la corazzata Bisceglie ai playoff in casa in quel di Maiori, ed è a un passo in Serie D anche il Pompei, che dopo una lunga stagione ha vinto 2-1 a Modica. Ora il ritorno in casa, se dovesse quantomeno pareggiare, sarebbe alla fine di una lunghissima stagione anche il Pompei in Serie D. Quindi per la Campania è andato discretamente bene quest'anno. Bene, è andato bene. Bene, io colgo anche l'occasione, ti saluto e ti ringrazio, Nello Cassese. Grazie, buonanotte. Ringrazio anche Antonello Greco, grazie Antonello. Grazie a te, Romina, buonanotte a tutti. Gianni Improta, grazie, grazie Gianni. Grazie Romina, buonanotte a tutti. Antonio Luise, ci sei settimana prossima? Penso di sì. Beh, grazie, okay. Buona serata a tutti e Forza Napoli. Massimo Burgata, grazie Massimo. Grazie a voi. Mario Rovere, Mario, allora qua si sta facendo tutta una diatriba perché Italo ha mantenuto SNI la promessa. Ha fatto un anticipo. Un anticipo, sì. Invece faccio la parte costruttiva. Più costruttiva. Il 27, sì. In occasione di una cena che leggo perché anche io mi sono invecchiato, sia legge e cena, c'è la nostra amica Gaia Zucchi, presenta il suo libro che è La vicina di Zeffirelli, e in quell'occasione chiaramente invito tutti, ma invito principalmente tutti coloro che seguono la trasmissione a venire a parlare con chi è qui, per potergli porre le domande e per poter essere tifosi ancora più vicini al Napoli e principalmente a Tifo Azzurro. E ovviamente Romina, tu non potrai mancare. Assolutamente. E quindi a quel punto mi dovrai dire il 28, quando ci sarà l'altra trasmissione, mi darete un parere di quello che avete mangiato, come avete mangiato, anche votando e anche criticando tutto quello che è. Ovviamente il nostro Valerio, chef, porterà tarallucci e vino. Va benissimo, complimenti, e saluto anche Mario Rovere, e chiamo il nostro produttore Massimo Boscia. Massimo. È arrivato il momento di parlare della gastronomia Gallozza, eccola qui. Sì, adesso spieghiamo un po' di cose. Sì. Allora, tutti quanti l'avete visto, questo è un arancino. Sì. Però in realtà dobbiamo spiegare una cosa, Mario la conosce, questo è un arancino masculo, perché poi c'è anche l'arancino femmina. Allora, l'arancino masculo lo fanno a Catania e questo cuneo ricorda una cosa che a noi è familiare, un vulcano. Quindi questa è l'Etna e noi abbiamo il Vesuvio. E la gastronomia Gallozza ha voluto omaggiare praticamente il Vesuvio con questi arancini. L'arancina, bravo, hai detto bene, è quello che noi a Napoli chiamiamo a pallerisa, perché praticamente ha una forma arrotondata che ricorda l'arancia, ecco perché arancina. Adesso ci sarebbe molto da dire su questa pietanza. Io l'unica cosa che voglio accennare brevemente è che ha praticamente un'impanatura croccante. Questa impanatura croccante, Valerio anche lo sa bene, è stata addirittura creata dall'imperatore Federico II, perché praticamente furono gli arabi
a portare nel Mediterraneo il riso, e quindi loro lo mischiavano alla carne e qui facevano questa arancina, perché nasce prima l'arancina. E l'imperatore intuì che mettendo in questa impanatura si poteva trasportare, e difatti questa me la posso anche mettere in tasca. Ringraziando Andrea e Paolo Gallozza, devo solamente dire che loro di queste due versioni dell'arancino ne hanno una bianca e una rossa. Allora, la rossa che io ho in mano, qui dentro c'è carne, piselli e provola di Sant'Agata dei Due Coti. In quella bianca, che nasce prima la bianca della rossa storicamente, invece ci stanno funghi e ci sta sempre la provola di Sant'Agata dei Coti. Ci ho detto, io dopo vi invito a mangiarli. E Romina, salutiamo. Così assolutamente posso... Sì, Valerio, vieni con noi, vieni qui con i taralli, eccoli qua, perché tu hai lavorato tutta la trasmissione. Posso portare anche il vino. Senti, io proverei, perché so che ha avuto molto successo. Se vuoi assaggiare. Io provo, io provalo, provo. Tu vieni, papà, mi vieni a provalo, nozze. Provalo. Lo provo. Bravo. Buono. Buono. Bene, perfetto. Vuoi portare anche il vino? Vabbè, noi nel frattempo salutiamo. Salutiamo tutti quanti, ci vediamo venerdì prossimo. Max insieme, come dico sempre, Forza Napoli! Sono in serio. Viviria come è, se io fuera Maradona, frente a qualsiasi porteria, se io fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Cohete mil amigo, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola. Que se viva flor de piel, si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, remátala, vamos ahí, esa, que llegó el maestro.